tiro dalla bandierina per il Palermo. Floriano va morbido, uno schema verso Valente, solo Valente, conclusione, rete! Minchia, ma è troppo bravo, ragazzi. Pensate se tutta la vita fosse commentata da Marco Capone. Sì, Giovanni, sì, sì, sto parlando con te, sì, sarai accontentato. Eccoci qui. E tutto pronto, sta per accendere i motori. Fabio Guarino indossa gli occhiali da sole e si dirige verso la propria autovettura. Countdown terminato per la spazzolata mattutina quotidiana di Marco Fontana. Un'ultima occhiata allo specchio e si comincia. Da quest'altra parte libero Peppe Fontana, spillatrice in mano, pronto a concludere. Vediamo se spillerà o meno. Parte Fontana, palo clamoroso! 4 uova fresche, frittatona di cipolle o zabaione, vedremo un po', c'è attesa per la decisione di Francesco Paolo Palazzo. Insaccato in mano, si va di omelette! Ancora Guarino, si distende il capo libero, carrello alla mano, poi si ferma improvvisamente. C'è stato un fischio, tutto fermo. Tutto pronto per l'ultima ripetizione, evidenziatore in mano per Delian Rizzo. È cominciata l'ultima ripetizione prima dell'esame. Occhio al break di Bartolanello che ha un po' di campo in mezzo al prato dall'erba forse troppo alta. Due casce d'acqua provano a contenere il contropiede di Anello. Lettura serale di Alessandro Ferrante, ma insomma inutile che prosegue, dalla regia ci dicono che l'assassino è il giornalaio. Finisce qui. Alessio Alfano prova a battere il PC per la 324esima volta, ma anche oggi è abbastanza scarico. Astuta tutto! Aldo Sessa è liberissimo alla stazione in attesa di treni, viene completamente ignorato dal capo stazione e attenzione, gesto di stizza da parte di Sessa. È tutto da Marco Capone, gioco, partita, incontro. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di serata. No, non è possibile. Devo smetterla di mangiare le cozze alle 7 di mattina.